San Domenico muore a Bologna l'8 agosto 1221. L'anno prima, nel 1220, sull'Aventino, a Roma, si incontra con San Francesco e gli sopravviverà per alcuni anni. Quell'abbraccio tra San Francesco e San Domenico è stato poi immortalato da tante raffigurazioni e Dante Alighieri, nel 12° canto del Paradiso, fa dire a San Bonaventura che aduna militaro, cioè combatterono insieme per la stessa causa, non senza però precisare: Francesco sposò la povertà, Domenico sposò la fede. A entrambi dunque si applicano alla perfezione le parole che abbiamo sentito proclamare poco fa nel Vangelo: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Pur nella diversità del loro carattere, Francesco e Domenico sono stati per la Chiesa sale e luce, hanno cioè dato gusto, sale, ad una comunità che rischiava di dividersi al suo interno e di risultare irrilevante al suo esterno. E sono stati anche luce, cioè hanno rischiarato un periodo certamente ricco, ma anche tormentato, della storia dell'Europa e della Chiesa. La qualità di San Domenico, perché è la sua festa, è che parlava poco, ma risultava molto eloquente. E tutto era finalizzato ad un obiettivo: annunciare il Vangelo. Perciò la sua vita è stata tutta tesa unicamente a questo: comunicare la fede. E la parola dell'Apostolo Paolo, che abbiamo sentito risuonare nella seconda pagina, ci ha offerto uno spunto molto interessante che si applica bene a San Domenico. Scrive Paolo al suo giovane discepolo Timoteo: insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e di pazienza. Bastano queste poche parole per farci comprendere che la fede non si contagia a freddo, non è semplicemente la proclamazione di una verità e neanche l'indicazione di condotte di buon comportamento. La fede richiede, per essere trasmessa, che ci si coinvolga di persona con tutta la ricchezza di quei sentimenti, di quelle passioni, di quelle azioni che fanno pensare i verbi che abbiamo appena sentito: insisti, convinci, rimprovera, esorta. San Domenico è stato un predicatore nuovo perché ha avuto il coraggio di prendere sul serio il suo interlocutore e di afferrarne la domanda. Al suo tempo l'interlocutore si chiamavano i catari, e cioè coloro che spacchettavano il mondo in due parti, il bene e il male, il principio del bene e quello del male, e che all'interno della Chiesa, in nome di questa purezza, rischiavano di riprodurre questa separazione, questa divisione. San Domenico li ha affrontati a viso aperto e con l'eloquenza non tanto della sua parola, ma della sua vita sobria e della sua intelligenza lucida. San Domenico è stato perciò capace di fronteggiare i catari perché ha unito insieme l'insistenza, senza mai diventare pedante, e insieme la pazienza, senza mai diventare rinunciatari. Noi, al contrario,
o siamo insistenti fino a diventare insopportabili, o siamo pazienti fino dopo un po' ad abbandonare il carro. San Domenico invece mette insieme queste due qualità, è insistente e paziente, e proprio questo lo accredita come un interlocutore affidabile. Per questo a lui, più che ad altri, si applicano bene le parole del profeta Isaia: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie. I piedi di San Domenico sono stati leggeri e mai pesanti, e per questo sono stati belli. Concludo. Devo il mio nome a mio nonno, che si chiamava Memmo, il Santo, il quale, tra le sue espressioni laconiche, perché era di poche parole, aveva questa, forse per difendere la sua posizione di santo e non di contadino. Diceva mio nonno: pesa più l'ago che la zappa. Questa sua affermazione me la tengo ben cara, perché credo che nella sua semplicità ci dica qualcosa anche dell'annuncio del Vangelo. Anche nell'annunciare il Vangelo bisogna saper usare l'ago più che la forbice. Dobbiamo usare l'ago per cucire e ricucire più che per tagliare. Ci sono molti che si esercitano nell'arte del taglio, ma noi come Chiesa dobbiamo esercitarci nell'arte del cucire, anzi del ricucire. E già che manca soltanto un mese, vorrei dirvi che un banco di prova di questa nostra capacità di saper cucire la vita tra le differenti generazioni, giovani e adulti, è proprio il prossimo incontro pastorale, che si svolgerà a Pontigliano dall'8 al 10 di settembre, nei 3 pomeriggi. Sarà un modo con cui cercheremo di ricucire questo dialogo tra le generazioni, che sembra impossibile, ma perché diventi invece possibile, perché non accada che noi adulti continuiamo senza dircelo ad allargare la fascia dell'età giovane, perché non vogliamo diventare vecchi, e i giovani, guardando noi, a non voler mai diventare adulti, è necessario che ci siano dei capitani coraggiosi, cioè delle persone capaci di cucire e non di tagliare con la solita retorica giovanilista, e di cucire insieme, partendo su quelle che sono le virtù dell'uomo adulto: l'autonomia, la responsabilità, la libertà. Ci vogliono capitani coraggiosi, cioè adulti dotati di quella che i latini chiamavano la gravitas, che non è la pesantezza, ma è quella autorevolezza per cui i giovani hanno un sesto senso e sanno intuire chi la racconta e chi invece sa veramente di che cosa sta parlando. Vogliamo allora affidare alla potente intercessione di San Domenico, che fu un capitano coraggioso, questo nostro appuntamento, perché noi adulti cerchiamo di uscire da noi stessi e di conquistarci con le unghie e con i denti la maturità e l'equilibrio di una persona matura, come San Domenico.